Esiste un tipo di vacanza dove a fare la differenza non è la destinazione, ma piuttosto l'esperienza vissuta. Si chiama turismo esperienziale e sempre più persone lo preferiscono rispetto alle mete affollate o di moda. Per rispondere a queste nuove tendenze, negli ultimi anni si è diversificata molto l'offerta turistica con la creazione di strutture a carattere extraalberghiero. Un esperimento interessante in questo senso è rappresentato dagli alberghi diffusi, strutture ricettive create all'interno di contesti urbani che permettono al turista di immergersi completamente nella vita e nelle abitudini locali, senza rinunciare per questo alla fruizione dei normali servizi alberghieri. Si tratta di una formula innovativa che in Sicilia è diventata realtà in alcuni comuni, tra i quali, grazie all'intuizione dell'imprenditore Nunzio Valentino, Castiglione di Sicilia e Gallo d'Oro. Nunzio ha capito subito il valore potenziale di questo quartiere e ha cominciato a restaurarlo senza avere ancora probabilmente l'idea che potesse diventare un albergo diffuso. Aveva già capito però che questo quartiere era speciale, aveva qualcosa da raccontare non soltanto ai castiglionesi, ma anche a quelli che vengono a visitare Castiglione. A Castiglione, per la nascita dell'albergo diffuso, sono state recuperate e ristrutturate dimore storiche, con una grande attenzione alla conservazione delle caratteristiche architettoniche delle abitazioni, dotandole al contempo di tutti i comfort. Le 20 unità abitative, tra case sparse e camere, distano solo pochi passi dal cuore della struttura, la reception e la caffetteria con sala colazione, mentre le viuzze del borgo diventano per gli ospiti i corridoi dell'albergo diffuso. L'idea dell'albergo diffuso nasce dalle esigenze e dalla volontà soprattutto dell'amministrazione di andare a recuperare quello che è il abbandonato del centro abitato di Gallo d'Oro. A Gallo d'Oro l'esperienza dell'albergo diffuso è nato appena un anno e mezzo fa, ma i risultati in termini di arrivi turistici nel piccolo centro del Messinese sono già molto positivi. Da quando è stato aperto l'albergo diffuso, siamo molto lieti di accogliere una presenza molto significativa di turisti che vengono da tutto il mondo. Gente di cui prima noi sentivamo solo parlare perché appunto c'è la vicinanza con Taormina, grazie all'albergo diffuso. Questa fetta, diciamo, di turisti si stanno avvicinando anche a piccoli borghi come ad esempio quello di Gallo d'Oro. L'albergo diffuso è una vacanza alternativa in grado di offrire al turista un'esperienza di vita autentica, porta a porta con gli abitanti del luogo, ma anche attività culturali, enogastronomiche o artigianali, visite guidate, immersioni nella natura e nello sport, momenti per assaporare e apprezzare ritmi di vita quotidiana, spesso lontano da noi, e trasformare la vacanza in un'esperienza indimenticabile.